e abbiate più consapevolezza del vostro ruolo, collaborate, siate propositivi, ma all'imprenditore non si può chiedere più del coraggio, nessuno può pretendere che l'imprenditore faccia l'eroe. E semmai lo Stato siamo noi istituzioni che dobbiamo eliminare i lacci e i lacciuoli che oggi costringono una vittima delle estorsioni ad aspettare anni prima di vedere il ristoro, mentre nel frattempo il suo estorsore mafioso è stato processato, è stato condannato, ha fatto un po' di carcere e si ritrova a passeggiare.